No, Roberto Agostini si può sedere con calma. Vuole un jack. Lasciare qualcosa dell'incompiutezza dell'essere umano che è alla base. E ho sentito molto forte questa cosa in questo periodo che mi ha portato a scrivere questo libro. E ai posteri. È desolante poter desiderare ai posteri restare. Se l'incompiutezza non ci fa amare un attimo, di cessate il fuoco che subito, in quello dopo, constatando di non essere deceduto, miriamo sempre chi ci ha preceduto e non curandoci del come e per qual destino, pretenderne uno più che sopraffino. E se dovessero dirci che gloria non ce n'è, vorreste sempre perdervi davanti ad un perché. Questa era la mia desolazione, qualcosa che rimaneva molto, molto intima, che poi la desolazione che dà insofferenza. Che dà insofferenza ed è l'insofferenza dell'essere umano, credo. Nell'incapacità dell'attesa, l'insofferenza ci chiama e noi educati mai non rispondiamo. Ed è l'insofferenza che mi permette di dire da un cactus, di avere paura. Ho paura, sono un essere umano, come voi. Paura di sparire all'improvviso e che nessuno possa ricordarsi di me. E da qui la scadenza. Se dovessi andarmene così, all'improvviso, involucro freddo, la tina ghiacciata, da questo meraviglioso frigorifero, la vita. Dovessi improvvisamente non aprire più gli occhi per notare quanto ancora mi resta da gustare in questo grande freddo di ricche pietanze scadute che si sono fatte attendere troppo. Se mi buttassero all'improvviso nel buio dei rifiuti cosmici, ricordatevi di quando ci hanno prodotto, gustato o rifiutato, di quando pensavamo insieme di non scadere mai. Cambiamo registro, un sonso di registro, arriviamo a un grande musicista che con la fortuna che mi accompagna in Francia a tutti i concerti che faccio, quindi è un musicista, è un amico.